è la maglia riservata ai leader della classifica. Moser e Sercu erano leader sino a metà pomeriggio, però Saronni ha recuperato i giri di ritardo e si è riportato al comando. Cos'è la sei giorni? Praticamente una sei giorni è una corsa a tappe. Nel corso della giornata si gareggia dalle 3 del pomeriggio alle 3 del mattino, tranne l'ultima giornata, questa, allorché la sei giorni termina alle ore 24. Ci sono numerose gare attraverso le quali i corridori ottengono dei punteggi, ma è l'americana, quella appunto che stiamo seguendo, quella che fa classifica. L'americana è praticamente una corsa a staffetta dove ogni corridore dà il cambio al compagno. È qui che si ottengono o si perdono i giri che fanno classifica. Vince la sei giorni la coppia che a parità di giri ha ottenuto il maggior punteggio. Quindi a questo punto abbiamo due coppie a giri pieni, la numero uno, quella di Saronni e Peinen, che ha totalizzato 203 punti contro i 189 della numero due, formata da Moser e Sercu. Al comando c'è Vicino, poi c'è Pefken, ora in testa Pefken, campione del mondo del mezzofondo. Ecco il cambio fra Freuler e Bidinost. Bidinost che ha vinto le ultime tre giorni dilettantistiche e che è stato la grande rivelazione di questa sei giorni. Bidinost, giovanissimo corridore friulano che sembrava dovesse dare l'addio all'attività agonistica due anni fa, quando nel corso del Giro del Friuli tra i dilettanti, in seguito ad una caduta, riportò una gravissima ferita, è invece ritornato al meglio della condizione e tra i giovani è stato quello che si è messo in maggiore evidenza. Ottima impressione ha destato anche l'unica coppia italiana in gara, vale a dire quella contrassegnata al numero 4, Argentina e Bincoletto, unica formazione italiana. Molto bene si è comportato anche Cattaneo, il giovane lombardo che è stato affiancato a uno dei draghi della pista, l'australiano Clark, campione del mondo del Keirin. Il Keirin è quella specialità giapponese che è stata inserita nel meeting iridato da due anni. Ebbene, nelle ultime due stagioni Clark ha sempre vinto il titolo di campione del mondo del Keirin. C'è un altro campione del mondo che ha destato una grossa impressione e si tratta di Freuler, questo gigantesco svizzero, insieme a Bidinost. Freuler è il campione del mondo dell'individuale. Quest'anno gareggia per una formazione italiana, quella diretta da Franco Cribiori, ed è considerato da tutti come il più pericoloso sprinter. In testa ora Patrick Sercu, il mostro sacro delle sei giorni, ne ha vinte 81 ed ecco che Sercu si lancia all'attacco. Sercu all'attacco, nella scia di Sercu in seconda posizione c'è Algeri, mentre ora Markussen dà il cambio ad Antinori in quarta posizione. Peinen, Antinori, altro giovane che si è molto ben comportato, dà il cambio a Peinen. Ancora 20 metri tra Sercu e Peinen, mentre ora Sercu dà il cambio a Francesco Moser. 20 giri alla conclusione. Moser all'attacco, 20 metri di vantaggio di Moser nei confronti di Saronni. Poi dopo Saronni c'è Fritz, in terza posizione nel gruppo c'è Argentin. Recupera terreno Saronni. Dopo un'ora e 10 di gara, 246 giri completati. Ancora 20 metri di vantaggio per Moser nei confronti di Saronni. La media totale sino a questo momento di questa americana conclusiva 54,857, mancano 15 giri alla conclusione e c'è Peinen in questo momento che recupera Sercu, quindi gruppo compatto con Pefken al comando. Un trionfo ancora una volta per la sei giorni, veramente un esaurito in ogni ordine di posti. E anche quest'anno è stato battuto il record delle presenze e degli incassi. In testa al gruppo Pietro Algeri, dà il cambio Herman, poi Debocher, quindi Berto. Ecco un attacco di Bincoletto, poi vediamo Bidinost, attacco di Bidinost
a 10 giri dalla conclusione. Ripreso anche Bidinost. Ripetiamo la classifica generale: al comando Saronni Peinen con 203 punti contro i 189 di Moser Sercu. 8 giri alla conclusione, tutti in gruppo. 8 giri nel termine. Riperte ora la coppia. Va all'attacco Cattaneo. All'attacco Cattaneo, all'inseguimento del quale si pone Herman, il rappresentante del Liechtenstein. Cattaneo dà il cambio a Clark, ma il gruppo ha recuperato, quindi abbiamo Clark, Algeri, Freuler, poi Debocher. Vediamo in dodicesima posizione Peinen e in diciottesima Sercu. Ultimi 5 giri, ecco che Saronni sta per ricevere il cambio da Peinen. Cambio Peinen-Saronni con Freuler in prima posizione a 4 giri dalla conclusione. Poi Debocher, quindi Berto, ora in prima posizione Bidinost. A 2 giri dal termine. Sempre Bidinost al comando, ora Bidinost dà il cambio a Freuler. Ha cambiato Bidinost. Siamo all'ultimo giro. I corridori stanno per ricevere la segnalazione dell'ultimo giro. E siamo allo sprint conclusivo, suona la campana, ultimo giro della 6 giorni. Freuler, poi in seconda posizione Schumacher, mentre ecco che scatta Peinen all'esterno. Peinen in testa, Peinen vince l'ultimo sprint e vince anche la 6 giorni. Saronni Peinen hanno vinto la 6 giorni con 203 punti contro i 189 di Moser Sercu. È la terza 6 giorni che Saronni vince. La prima se l'era aggiudicata tra i dilettanti nel 76 in coppia con Battaglia.